Io ho studiato storia dell'arte del passato perché studiando all'università questo si faceva, però la tendenza a occuparsi poi del contemporaneo è maturata abbastanza velocemente. Il primo artista che io ho conosciuto in carne e ossa è stato Brunori. È stato il primo mio affaccio all'arte contemporanea in atto, diciamo, e non storica. Dopo la liberazione era stata occupata l'Accademia tedesca di Villa Massimo, era stata data agli artisti italiani in uso. Uno di questi era Brunori e siamo diventati amici, io ho scritto, insomma, per qualche anno l'ho sostenuto molto. Nel 1957 io ho capito che l'attualità era l'informale. Ho fatto quella mostra alla Salì, quella di Tommaso Rivera, e avevo messo insieme Burri, Morlotti e Vedova, che doveva essere l'indicazione del fatto che lì ci fosse un'idea, diciamo, in qualche, cioè un margine comune, che era questo indirizzo dell'informale, che si ritrovava in tre artisti che i grossi critici di quel momento sostenevano, ma ognuno per conto suo, senza fare la connessione. E a me piacevano tutti e tre. E Certo. ci trovavo un elemento comune che era proprio questo fondo informale. E quindi lì non c'è una presa di posizione, diciamo, contro l'establishment critico, comincia da Venturi e arrivare fino a uno che era poi non tanto establishment come Arcangeli. Certo. Fine del 58, presentando Vacchi, il Vacchi informale. Oh, rendetevi conto che qui la storia è tutta completamente diversa da quella di Ventù, e lì ci ho pure litigato con Ventù. Allora ero scatenato, c'erano molte meno cose in giro, le potevi individuare di più, però il problema era che ti dovevi fare uno spazio di identità, cioè adesso cerchi il lavoro, allora cercavi l'identità, perché bene o male si viveva molto più semplicemente che più facilmente, capito? Allora la Biennale era la fonte di tutti i rapporti. Gli spagnoli del Paso, Cano, Garsauro, eccetera, li ho incontrati alla Quindi a Biennale. Venezia li hai Sì, incontrati. forse c'eravamo qualche rapporto epistolare prima, ma insomma comunque la Biennale. Io ho imparato moltissimo dagli artisti. Io credo che se dovessi mettere su una bilancia quello che ho imparato dai libri o dai maestri critici e quello che ho imparato dagli artisti, stiamo 50-50 probabilmente. E naturalmente quello che ho imparato dagli artisti è in relazione alla difficoltà di capirli. Vedova, lui mi ha fatto capire l'immediatezza del segno, in sostanza, perché tradizionalmente, come in fondo ancora Venturi lo pensava, l'astratto concreto, cioè l'artista c'ha la fantasia in testa e poi si dice: ma che bella esecuzione, perché dice esegue un'idea. Tutta l'arte contemporanea è esattamente il contrario. E quindi, specialmente l'informale, poi è proprio l'estremizzazione di questa posizione. Per cui Rosenberg dice: sta l'arena davanti alla tela bianca e lì comincia la corrida. Fontana io l'avevo adocchiato come scultore. Poi una volta a Milano ho deciso, vabbè, lo vado a trovare, gli ho telefonato, lui era apertissimo, né? E insomma mi ha fatto vedere tutto quello che c'era in cantina, sono rimasto strabiliato. E quindi da lì poi siamo diventati amici. Quando nel 59 era a Parigi, lui ha esposto per la prima volta i tagli a Parigi. Insomma, da lì ho scritto il libro poi che questa carriera barocca raccoglie tutte le cose scritte da lui. E Burri, il problema invece della la potenza, diciamo, dell'extramaterico pittorico. I futuristi avrebbero detto polimaterico, però il polimaterico parte da un principio della varietà delle materie dove c'è sempre un elemento ancora un po' ideologico. Invece nel caso di Burri era la materia esistenziale, il famoso sacco, che non è tanto il sacco del frate, ma Certo. è il sacco, è la balla, che è l'elemento
quello che nell'Italia centrale tra Umbria e Marche chiamano balla, era il sacco dove alla fine ci mettevi dentro tutto. E quindi era una cosa fondamentale della cultura agraria. È un'esperienza continua, cioè quando entro nell'esame e nel processo di capire un artista, imparo subito sempre una cosa, come del resto l'artista quando è creativo apre un orizzonte nuovo di realtà. Un altro artista, ad esempio Somaini, cioè Somaini vorrei dire aveva una plasticità un po' come Morlotti, la Organica, plasticità no? del colore. Avevano un dinamismo che non si chiudeva ma si espandeva nello spazio e quindi tendevano a condizionare l'ambiente. Però tutto il discorso della città poi è lui che me l'ha Certo. provocato, la coscienza. Perché il problema era quello che una cosa mi attraeva, mi piaceva, dovevo spiegare perché. Allora questo mi ha portato a una grande attenzione al linguaggio. Il critico giudice o perché dice bello o brutto, oppure dice ha senso o non ha senso in base a un canone mentale. E invece il lavoro critico è esattamente il contrario. Cioè tu ti poni, è più simile al poliziotto che ha di fronte un delitto e deve capire che è successo. Certo, Tu c'hai di fronte un'opera, devi capire com'è nata, certo. se no non ci capisci niente. Se cominci a trovare dei punti di riferimento esterni, cioè delle norme esterne con le quali tu cerchi di capire, è finito. Ma se uno dovesse rispondere io a un quiz, cosa ha imparato da Venturi? Secondo me l'apertura alla propria contemporaneità. Venturi mi ha indotto in qualche modo a fare l'attenzione al linguaggio degli artisti. Nell'opera d'arte non c'è soltanto come alla fine, facendo uno slogan, Venturi diceva la fantasia. La fantasia fa parte del linguaggio. Nel linguaggio c'è dentro una visione del mondo e la visione del mondo significa l'ideologia, significa avere cioè le idee fondamentali. Ecco, questo cercare l'idea è stato quello che io ho imparato da Argan, perché per Argan parlava solo in termini di ideologia, perché per leggere il linguaggio era negato. Tant'è vero che quando andava a trovare un artista, lui spiegava all'artista quello gli avrebbe dovuto dire dell'opera sua. Poi un altro importante è stato Marchiori. Marchiori invece era una specie non tanto di compagno di strada, come si dice, ma di amico, di interlocutore. E lui cioè voleva vedere i pittori, conoscerli, parlare, capito? Questa è un'altra cosa che è questa specie di critica empirica in qualche maniera. Poi l'altro importante per me è stato Arcangeli. Ecco, Arcangeli mi ha insegnato una cosa della quale io sono partecipe, ma fino a un certo punto, la passionalità del rapporto con Con l'opera. l'opera. Sì. Dorfes mi ha dato il senso dell'apertura. Perché io sono stato sempre accusato di essere un po' eclettico, perché mi piacevano le cose diverse fra di loro, capito? Gli amici che studiavano come te, che poi si sono incamminati anche loro nella ricerca delle arti o della storia dell'arte, con chi poi hai intrattenuto un rapporto continuo, Beh, ero amico proficuo? di Calvisi all'inizio, Ponente. Beh, la politica è una cosa che mi ha sempre interessato. Vabbè, prima quando ho cominciato a votare, è chiaro che un po' per la formazione dell'immediato dopoguerra, diciamo l'orientamento era di tipo antifascista e di sinistra sostanzialmente. Però volevo dire che il punto d'arrivo del mio rapporto con la politica è che io ho capito che il primo modo di fare politica è di fare bene il proprio mestiere, cioè con un Certo. progetto il proprio mestiere. Io credo di aver fatto politica attraverso il mio lavoro, mirando appunto a questi rapporti di base, mirando a promuovere il confronto, mirando a documentare quello che succede, insomma, cioè a far conoscere la realtà, questo è il problema, e a discuterla. Poi si è cominciato a pensare
diciamo, una progettualità per una possibilità, cioè invece di aspettare un incarico, andare a sollecitare con un progetto una determinata situazione che doveva essere, diciamo, di fare qualche cosa di nuovo, e così è nato tutto il discorso poi della partecipazione, quella che poi si è, diciamo, raccolto come testimonianza di esperienze atti visivi e partecipazione sociale. Quello è stato soprattutto l'esperienza della Campania che me l'ha portata avanti, perché io ho collaborato nel 76 al Padiglione Italiano e lì sono stato effettivamente molto libero, perché De Grada mi aveva lasciato assoluta libertà e quindi ambiente come sociale. Nel 78 io ero stato indicato come l'unico commissario del Padiglione Italia. Perché Allora, guarda, io sono cresciuto nel dopoguerra. Dopoguerra c'era una tensione a fare qualcosa, eppure c'era un'impossibilità assoluta di un sacco di certo. cose, però la tensione c'era. Oggi ci sono tante possibilità, malgrado la crisi economica, cioè, però possibilità ci sono, ma anche la tensione a farle, perché non Quindi sai più in neanche questo caso, perché. allora diciamo che ci Gli troviamo. artisti lo sentono subito questo. E qual è la caratteristica dell'ultimo decennio, perlomeno, ma non nella vita artistica, ma nella vita sociale, un po' a livello mondiale, è la mancanza di immaginazione. E probabilmente questo dipende dalla massificazione di tutti i mezzi di comunicazione, del consumismo. Cioè si va su dei modelli che poi si accettano per forza di inerzia. Però io sono sicuro che, cioè sono ancora convinto che la vera libertà è quella condizionata. Perché se tu non hai l'ostacolo, tu non sei libero di superare l'ostacolo. Intanto però una cosa possiamo dirle, a questa catastrofe che in questo paese viviamo a livello istituzionale e politico, però gli artisti per fortuna continuano a nascere in questa A nazione. nascere però dovrebbero essere più consapevoli, forse sono un po' troppo, come si può dire, depressi. Ma la critica in questo ha una responsabilità? E anche. Anche no? La critica L'università? ormai è senza idee. Alla fine sembra che praticamente siamo nella catastrofe più nera. Quindi Eh sì, cioè, e ci vorrebbe no, tu non sei ottimista una allora. specie di asteroide.